Analisi dell'acqua di Greenpeace, l'acqua è contaminata da PFAS anche nel Padovano. Devono saldare il conto della casa di riposo, l'appello delle due sorelle alle autorità. Politica, i moduli non vanno bene a Vigonza, rischiano di saltare 9 liste per le comunali. Si schianta contro il muretto di una casa 23enne di Merlara, è in gravissime condizioni. Calcio al Binoleffe è fatale, il Padova dice addio ai playoff, stagione deludente. Eccoci, buonasera, ben ritrovati a tutti voi, ben ritrovati all'edizione padovana dei nostri notiziari. Avete sentito che in apertura questa volta ci occupiamo di inquinamento perché è arrivato il rapporto di Greenpeace che ci racconta il livello di inquinamento delle acque del Padovano. Purtroppo non siamo messi bene, sentite. I PFAS sono presenti anche nell'acqua distribuita nella città di Padova, con livelli di contaminazione di poco inferiore a quelli registrati nei comuni dell'area grigia, per intenderci quelli limitrofi all'area maggiormente contaminata. Lo sostiene un rapporto di Greenpeace che nello scorso aprile ha raccolto campioni di acqua potabile in 18 scuole primarie e 7 fontane pubbliche in tutto il Veneto. Tra queste anche 3 scuole, una di Padova, una di Montagnana e una di Lozzo a Testino. In tutti i campioni analizzati abbiamo trovato la presenza di sostanze perfluoralchiliche nei campioni di acqua potabile erogati nelle scuole. La contaminazione investe tante città e soprattutto anche i principali capoluoghi veneti. Da Vicenza, Verona e Padova troviamo sostanze di questo tipo nell'acqua potabile. In più della metà dei campioni raccolti, raccontano i referenti di Greenpeace, sono stati superati i lavori ritenuti sicuri per la salute in altri paesi del mondo come Svezia e Stati Uniti. Un dato che fa riflettere visto che l'acqua analizzata è stata prelevata dai rubinetti delle scuole. Sui colli Euganei i nostri dati hanno evidenziato concentrazioni molto basse, intorno ai 3 nanogrammi litro di PFAS totali, mentre invece a Padova siamo intorno ai 50 nanogrammi litro, e si distingue molto facilmente quella che è la contaminazione in tracce e quella industriale. Per Greenpeace in Veneto i cittadini potenzialmente esposti alla contaminazione da PFAS sarebbero oltre 800.000. Qui siamo in una situazione in cui la contaminazione raggiunge livelli estremamente elevati, tuttavia la contaminazione è presente purtroppo su scala globale, l'inquinamento non ha confini. Certo è che qui è uno dei casi più gravi al mondo. Per questo hanno lanciato una petizione per censire le fonti di inquinamento e chiedono alla Regione di favorire la riconversione degli impianti industriali potenzialmente a rischio. Questo rapporto dunque molte delle risposte alle nostre domande sulla presenza di PFAS nelle acque del Padovano. Adesso ci occupiamo di un altro caso, quello delle sorelle, a cui il comune di Padova sta chiedendo 60.000 euro di rata della casa di riposo della mamma che peraltro è deceduta. Ascoltate. Chiedi 60.000 euro a una famiglia con figli che sono disoccupati, che sono appena finito la scuola, o persone che comunque non è che cioè, è una cosa assurda. I 60.000 euro sono quelli richiesti dal comune di Padova come arretrato per le spese di ricovero della mamma delle sorelle Martini, oggi deceduta all'OIC della Mandria. La famiglia sostiene di aver pagato sempre la retta, ma alla morte del padre nel 2008 è arrivata la richiesta di saldare quanto era stato integrato dal comune. Un caso raccontato dai nostri telegiornali che ha profondamente colpito molti telespettatori. Cambia proprio la vita, cioè tu ti ritrovi insomma a combattere con un gigante quando fondamentalmente sei nel tuo giusto. Quello che a me dà fastidio è proprio la mancanza della giustizia. La giustizia, dopo anni di processo, ha infatti disposto il pagamento della somma. La famiglia si prepara all'appello, ma nel frattempo il loro caso ha incontrato un interesse che va oltre i confini regionali da parte di un'associazione nazionale per la tutela dei cittadini. Ma al di là delle aule di tribunale c'è un appello rivolto direttamente al comune. Io spererei che le amministrazioni, o chi per loro, insomma, chi dovrebbe, deve decidere, insomma, dia un'attenzione. Una grande attenzione, non una cosa superficiale o una richiesta di denaro ai familiari della persona, cioè è un approfittare, tu hai la persona malata, è come se io fossi ricoverata in ospedale, quando esco dall'ospedale mi dessero il conto, cioè
Io l'ho vista da questo punto di vista. Per ora una cosa rimane certa: questa odissea giudiziaria si aggiunge al calvario familiare che queste due sorelle hanno dovuto attraversare assistendo i propri genitori negli ultimi anni di vita. E dopo averli accuditi, perché in casa di riposo non basta solamente mettere il genitore, devi stargli dietro, devi preoccuparti per come è messo, dargli un supporto e tutto quanto. E infatti è stato un calvario quello, e dopo alla fine ci è arrivata come ringraziamento questa bella notizia, la chiamiamo proprio la classica ciliegina sulla torta. Davvero una storia incredibile. Adesso apriamo la pagina politica. Ci sono 9 liste che per ora a Vigonza sono in sospeso. Un errore nella compilazione dei modelli. Oggi sono arrivate le integrazioni, ma non è ancora detta l'ultima parola. 9 liste, un aspirante sindaco. A Vigonza fine settimana al Cardiopalma per la presentazione delle candidature e impiegati municipali costretti al superlavoro. A fare scoppiare la bomba la commissione elettorale riunita in prefettura, che sabato ha dovuto respingere 9 liste sulle 15 presentate, tutte e due quelle che sostengono il candidato sindaco Sandro Benato, perché era stato usato un vecchio modulo di accettazione della candidatura consigliere comunale che non contemplava gli aggiornamenti previsti nel 2012 dalla legge Severino sui termini di incandidabilità e incompatibilità. A salvarsi le liste collegate a partiti, movimenti ed alcune civiche, a rischio di saltare quasi la metà degli oltre 200 candidati in corsa. Il termine ultimo per la presentazione delle integrazioni imposte dagli uffici elettorali di Palazzo Santo Stefano le 11 di lunedì è stato rigorosamente rispettato da tutti. Per avere il sigillo che davvero la corsa alla conquista di una poltrona da consigliere potrà iniziare, bisognerà aspettare le 9.30 di martedì, fanno sapere dalla prefettura. Solo allora, con il sorteggio della posizione nella scheda elettorale, si avrà anche la certezza che ogni adempimento burocratico sia stato espletato in modo corretto e che la corsa dei 5 candidati a sindaco per la conquista del comune di Vigonza possa davvero iniziare. Con la cronaca adesso andiamo a Merlara, in via Stradona, la strada provinciale 19. Questa mattina all'alba c'è stato un incidente stradale. Padova Oggi ci fa vedere le foto che sono state diramate dai vigili del fuoco. Questa è l'auto accartocciata della vittima dell'incidente, che è un 23enne di Lendinara, provincia di Rovigo. È andato fuori strada autonomamente, questa è la sua automobile che si è ribaltata su un fianco. Il ragazzo giovane è rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato dai vigili del fuoco di Este, che sono accorsi immediatamente sul posto, intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Il ragazzo è stato portato in ospedale, dove si trova in questo momento ricoverato in gravi condizioni. Siamo alla 90esima adunata nazionale degli alpini, sono circa 1500 le penne nere che dal Padovano si sono spostate nella Marca Trevigiana per prendere parte alla sfilata e poi anche ovviamente da spettatori. Vediamoli insieme. La dunata del Piave, la dunata dei record, a Treviso e davanti alle televisioni, per la nostra diretta integrale che ha raccontato ogni dettaglio di una giornata unica. Un boom di ascolti pari al successo riscosso in città. 500.000 persone hanno pacificamente invaso Treviso, quasi 100.000 hanno marciato per le vie della città per uno sfilamento durato 12 ore. La 90esima dunata nazionale degli alpini ha avuto proporzioni impressionanti. Sono iscritti alla bella, storica, importante, dotta, acculturata, significativa per il nostro mondo, sezione di Padova. Protagonista dello sfilamento, evento culminante di una 3 giorni intensissima, sono state naturalmente anche le penne nere padovane. Più di 1500 gli alpini appartenenti a tutti i 40 gruppi della provincia, con gagliardetti e stendardi, accompagnati da sindaci e amministratori del territorio. La delegazione padovana è partita attorno alle 7:15 della sera, in testa i Boccia, ma oltre alla festa c'è stato anche l'impegno civile. I volontari del gruppo padovano del gruppo di protezione civile alpina hanno contribuito in questi giorni ai lavori che gli alpini hanno regalato alla città di Treviso per ringraziarla dell'ospitalità. Scuole ridipinte, restauro del ponte dell'università, manutenzione dei parchi. Truffato e poi trascinato per alcuni metri quando stava cercando di recuperare il suo computer, quello che di fatto non era riuscito ad acquistare, la notizia la leggiamo su Padova Oggi. 4.000 euro per un
personal computer inesistente, è accaduto ieri pomeriggio, siamo in via dei Colli nella centralissima Padova, sono intervenuti i carabinieri di Padova e anche un'ambulanza del 118 per portare il ferito all'ospedale, stava cercando appunto di recuperare il computer che aveva pagato ma non era mai riuscito ad ottenere. Adesso invece vi parliamo di calcio perché è andata male per il Calcio Padova, la stagione si è chiusa nel peggiore dei modi, la sconfitta è stata pesante contro l'Albino Leffe tra i gol rimediati in casa dei Bianco Scudati. Andiamo insieme a vedere le immagini, siamo su Sport Tube TV. Eccole qua, queste sono le immagini, tre gol rimediati in casa dai biancoscudati incapaci di mostrare forza e orgoglio nella gara in cui dovevano pareggiare o vincere per agguantare un semplice passaggio del turno. Invece a portare in vantaggio i suoi è Giorgione che pennella un capolavoro balistico infilando di tacco. Bindi il raddoppio nella ripresa è di Ravasio. Il Padova in bambola di fatto si fa violentare dall'aggressività degli avversari e alla fine i Nermi quasi per caso trovano la rete con Mandorlini, ma è Mantella a spegnere ogni speranza alla squadra avversaria grazie a una rete su rigore. Padova KO e la stagione finita tra la contestazione e la delusione dei tifosi. Con la delusione dei tifosi del Calcio Padova noi ci fermiamo. Io vi ricordo che questa sera a partire dalle 21.15 una sintesi della lunga sfilata degli Alpini, la Dunata trasmessa ovviamente da Rete Veneta in diretta per 13 ore consecutive. Un assaggio questa sera ve la faremo. Arrivedere. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento di serata con Rete Veneta. Arrivederci.